pronto, noi Digisi, quarta edizione di Festa Ambiente. Quali saranno a questo punto le novità di questa edizione? Una quarta edizione che, diciamo, ha lo stesso obiettivo della prima, parlare di ambientalismo e di ambientalismo scientifico qui in Irpinia. Il primo anno, dicevamo, anche con un po' di spinta, che volevamo diventassero, che Festa Ambiente Avellino diventassero gli stati generali dell'ambientalismo irpino. Diciamo che sempre più si va verso quell'obiettivo, perché sempre più il festival cresce e diventa un momento di discussione aspettato durante l'anno. Abbiamo deciso di dare un sottotitolo negli ultimi anni, che tiene a fa, richiamando in dialetto il tema della partecipazione, quindi della forza di scendere in piazza, di stare insieme, che è la forza che poi ci permette davvero di raggiungere gli obiettivi climatici, perché lo diciamo da sempre, la partecipazione è uno dei primi obiettivi della parte della nostra associazione. Ecco, i temi ambientali strettamente attuali, alla luce anche dell'episodio di Via Tagliamento, quali sono le richieste che rivolgete all'amministrazione, alla neo amministrazione comunale? Noi avremo un incontro con la neo amministrazione comunale, ci sarà il 6 sera un incontro tra Stefano Ciafani, il presidente nazionale di Lega Ambiente, e la sindaca Laura di Avellino, Laura Nargi. Un incontro che si baserà su, si chiama, il titolo è La giusta transizione per Avellino, che è lo stesso titolo di traccia, i 10 impegni che hanno sottoscritto durante le amministrative. Quindi al centro del dibattito ci sarà il documento di traccia e si discuterà su quello che deve essere su come deve essere realizzato quel documento, un documento che, lo dicevamo già da prima, non era soltanto da sottoscrivere ma da realizzare ed era solo l'inizio per una buona amministrazione. Ecco, il 6 sera faremo proprio questo, parleremo con l'amministrazione pubblicamente di quelle che sono le nostre proposte che hanno già sottoscritto e abbracciato all'interno della campagna elettorale, ma che adesso vogliamo vedere realizzate. Allora, sul piano del verde noi più volte ci siamo esposti, abbiamo anche partecipato in realtà al momento di discussione e progettazione con la cittadina, dicendo le nostre idee e riportandole lì. Ci è capitato più volte di esprimerci sul punto, dicendo che un piano, una volta realizzato, va applicato. Questo lo chiediamo anche sulle altre questioni che portiamo proprio all'interno del documento traccia, come il piano urbanistico della mobilità sostenibile, il cosiddetto PUMS, o il regolamento delle caldaie, che è un regolamento, non è un piano, che però una volta adottati devono essere applicati. Ecco, il piano del verde manca della seconda fase, speriamo al più presto che si avvii una seconda fase sul piano del verde, che veda veramente realizzato quello che c'è scritto sul piano, anche per poi capire, fare delle considerazioni e capire se quel tipologia di piano è funzionale o no. Allora, in attesa del Parco del Fenestrelle, prima cosa, noi come circolo cittadino insieme al nostro regionale ci siamo mossi, abbiamo cercato di capire quali sono le prossime fasi, stiamo, diciamo, approfondendo il tema anche attraverso gli uffici nazionali su cosa bisogna adesso fare realisticamente per vedere il parco funzionante. L'altra parte della domanda è che noi da sempre diciamo che il parco è un rischio, e io penso che il rischio che noi diciamo si sta realizzando è proprio questa, la difficoltà che noi riscontriamo è che sia una scatola vuota. In questo momento il parco è una scatola vuota, che il nostro obiettivo è quella di riempirla e renderla funzionale, ovviamente non solo noi ma attraverso tutti gli stakeholder del territorio e coloro che, le istituzioni che in primis debbono farlo, però è quello, deve essere il nostro obiettivo, non può essere soltanto uno slogan. In questo momento noi abbiamo uno slogan che in campagna elettorale o in altri momenti viene ripetuto, ma a noi non serve uno slogan, a noi serve un parco. Noi lo scorso maggio siamo andati sul parco, abbiamo fatto la prima festa del Parco del Fenestrelle con un parco che non esisteva, era in maniera, diciamo, una maniera irriverente per dire che il parco c'è e che va soltanto costruito, non c'è tanto altro da fare, perché il parco è lì che ci aspetta. Allora noi cominciamo a muoverci in quella direzione, cominciamo a parlare con le amministrazioni che debbono fare degli investimenti e devono anche intravedere la progettazione in tal modo, e quindi noi riusciremo davvero a rendere quel parco un parco regionale.